Al Palasport di Civitavecchia è andato in scena il saggio della SD Gym La Dispoli, associazione che si occupa di ginnastica artistica. Le atlete si sono esibite in uno spettacolo dalle mille emozioni, con una parentesi simpatica che ha uno scopo sociale, ovvero quello di coinvolgere i bambini e i ragazzi affetti da patologie cognitive. Un obiettivo che ha a cuore l'insegnante Angelica Tiozzo, quello di integrare chi è meno fortunato degli altri. Questo è il quarto saggio della ginnastica artistica Gym La Dispoli. Abbiamo portato in scena quasi 200 bambini e bambine. Sono molto contenta perché diciamo che si è realizzato il mio sogno, quello di fare ginnastica artistica nella mia città. Siamo venuti qui a Civitavecchia perché abbiamo bisogno di un palazzetto grande e quindi qui ci hanno potuto ospitare, ma so che c'è qualcosa nell'aria anche alla Dispoli e spero si realizzi presto per portare insomma queste meraviglie di ginnasti nella nostra appunto città. Sono molto contenta, è stato come al solito faticoso, stancante ma anche bellissimo. Vabbè, come avete visto i bambini sono stati super contenti e anche noi insieme a loro, perché comunque ti danno un sacco di soddisfazioni e noi siamo uno staff super unito. Tanta emozione tra le ginnaste, molto determinate nelle esecuzioni davanti ai propri familiari. Corpo libero, volteggio, trampolino, parallele e trave. Qual è lo sport più bello del mondo? Ginnastica artistica. La palestra più forte del mondo? SD Gym La Dispoli. E andiamo